Gentili telespettatori di Prima Free ed Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Quanta pazienza ci vuole a questo mondo! Adesso io mi rivolgo alle persone che non la pensano come me, alle persone di sinistra, siccome io sono un uomo di destra, sono bersagliato dai sinistri, però vorrei oggi dialogare con i moderati del centro-sinistra, numerosi all'ascolto. Escludo, ahimè purtroppo, quelli che hanno portato il cervello all'ammasso, quelli che, a prescindere di quello che io possa dire, mi odiano. Sono per loro il cattivo, quindi escludo quella parte di telespettatori che non riescono a recepire il significato dei miei messaggi. Però, parlando con i moderati, vi sembra giusto che a Roma si possano tenere dei corsi transgender per bambini di 5 anni? Dai, siamo alla follia pura, all'inverosimile. Ci sarà all'ascolto qualcuno del centro-sinistra che ha dei bambini, che ha dei nipoti, che conosce dei bambini di famiglia? Com'è possibile arrivare a tanto? E allora questa notizia mi inquieta, mi preoccupa, perché mi fa capire che quelli del mondo LGBT aumentano giorno dopo giorno, collocano le loro pedine, i loro uomini dappertutto. E poi se ci metti quei tipi che cercano visibilità a tutti i costi, il quadro è completo, perché ormai si è capito che in Italia vuoi diventare famoso, vai in Europa a manganellare chi non la pensa come te, come la nostra connazionale, la curiosa, la coraggiosa, la passionaria, la leggendaria Ilaria Salis. È entrata nel Parlamento europeo. Che vergogna! Mi vergogno di essere italiano nell'essere rappresentato da un tipo come Ilaria Salis. Oppure non vuoi andare in giro per l'Europa a manganellare? Mettiti con il culo fuori! Fai le cose più strane affinché le telecamere ti possano inquadrare e possano parlare di te. Non c'è altra giustificazione, perché una mente normale, non parlo di scienziati, parlo di un cervello normale, non può accettare passivamente queste cose. Io mi ribello, ho questo mezzo prezioso di informazione attraverso il quale manifesto il mio pensiero, cerco di scuotere le coscienze individuali alla mia maniera, un po' inusuale, lo confesso. Ma io a volte urlo anche per catturare maggiori attenzioni. Questo è il mio modo di comunicare. Sebbene esso può apparire anomalo,
ma è la mia forma mentis che mi impone di comportarmi così. Non ho parole. Quando stamattina ho letto la notizia, ho detto: non è possibile. È vero che ognuno ha il diritto di fare sesso con chi vuole. È vero che il mondo è cambiato in peggio, molto in peggio. È vero che io sono un po' datato, appartengo ad un'altra generazione. Tutto quello che volete voi, ma una cosa del genere non può, non deve passare sotto silenzio. Io da Roma, io ministro, manderei un'ispezione, parlerei con il rettore di questa università e gli direi: ma come ha potuto lei permettere sto sconcio che ci ridono addosso? Come può un bambino di 5 anni che non sa leggere, non sa scrivere ancora, essere orientato o capire attraverso qualche suo atteggiamento la sua sessualità? Ma dai! Datemi torto anche qui, compagnucci maledetti della sinistra che avete rovinato il mio paese, perché queste corbellerie provengono dall'area della sinistra. Da destra non verranno mai queste idiozie. Anche noi non saremo perfetti, per carità, anche noi abbiamo limiti, anche noi a volte diciamo sciocchezze, ma una cosa del genere non esiste lontanamente. Lasciate stare i nostri bambini, a 5 anni devono giocare. Volete inculcare loro l'orientamento sessuale? Vergognatevi! Dopo questa mia rappresentazione, pregherei la regia di intervenire e produrre qualche documento a sostegno che possa rinforzare, dare più risalto, corroborare la mia protesta oggi, perché la carta canta. Laboratorio per bambini trans. L'assurda iniziativa dell'Università di Roma 3. E qualcuno giustamente protesta e dice: basta follie! A seguire, Università Roma 3, un laboratorio per bambini trans. È polemica. Il Ministero avvia i controlli. Bando da verificare. Convincono i bambini di 5 anni a cambiare sesso a Roma. E infine il laboratorio per bambini trans e gender creative, che fa infuriare la destra, giustamente. Laboratorio per bambini trans e gender creative, qui con delle immagini di bambini. Università, scusate se mi attardo su questa notizia oggi, ma essa ha del clamoroso. Università, appello di Provita e famiglia al rettore di Roma 3, Fiorucci. Annullare laboratorio per bambini trans di 5 anni. Ma vi rendete conto? Fin dove si spingono? Stanno rovinando la mia Italia. Per oggi mi fermo qua. Altrimenti, se esagero, se continuo a parlare di questa situazione cancrenosa, posso provocare la reazione di tanti sacchetti a perdere, sempre presenti
all'ascolto. Vorrei parlare con qualcuno della sinistra che mi dà torto, che legittima questo aborto di iniziativa. Come puoi tu pretendere che un bambino di 5 anni possa sapere il suo orientamento sessuale? Non parlano, non scrivono. È una violenza che subiscono i nostri bambini. Ma vi rendete conto di questa situazione? E per questo io mi arrabbio, smarrisco la ragione, mi perdo, mi fermo una manciata di secondi, ma non ho ancora finito. Ho in serbo per voi, ahimè, purtroppo, ancora delle brutte notizie che riguardano la sicurezza. Che brutta fine sta facendo la mia Italia, in cui non mi rivedo più a fra qualche secondo. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Nei supermercati Alì e Aliber riempire il carrello conviene. Quando fai la spesa, fatti guidare tra gli scaffali dal cartellino con la scritta "Il prezzo migliore". Non è una promozione, è la nostra promessa di offrirti tutto l'anno la qualità al prezzo più conveniente. I supermercati, migliora la vita tutti i giorni. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free ed Internet. Ricordo che io, oltre a questa rubrichetta molto leggera, l'opinione di Enzo Spatalino, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in prima battuta alle 20:30, alle 8:30 di sera e in replica alle 7 del mattino, conduco un'altra trasmissione, La Voce d'Italia, però dovete segnarvi il canale giusto per vedermi, canale 170, ripeto 170 del digitale terrestre, è un canale nazionale, ci vedono in tutta Italia, anch'essa. Questa trasmissione va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma in rigorosa diretta, con ospiti in studio e con la possibilità del pubblico di intervenire. Se non lo trovate subito il canale, fate la risintonizzazione automatica dei canali e ci vedete subito. Poi ricordo il mio nuovo sito, per sapere la mia storia, per avere notizie sulla mia attività, le mie origini, quello che faccio, www.enzospatalino.tv. C'ho anche la nuova mail, enzo@enzospatalino.tv. Poi un invito ai miei fedelissimi, non ai sacchetti a perdere, a quelli che hanno portato il cervello all'ammasso, non ai sinistri sicuramente, che non acquisteranno mai le mie magliette, ma per chi mi volesse aiutare, comprate le magliette con le scritte spataliniane, è ora di finiamola, oppure sacchetti a perdere. Grazie per la vostra attenzione, confido nel vostro aiuto. Come sapete, in pochi giorni hanno raccolto le famose 500.000 firme per il referendum.
Volevo dire al signor Riccardo Maggi, deputato di Più Europa, l'ho visto in qualche TG oggi, più che sorridente, rida, rida pure, signor Maggi, poi i conti li faremo alla fine. Io lo so perché voi vorreste, uso il condizionale, portare da 10 a 5 anni la durata per avere il permesso di cittadinanza, per diventare cittadini italiani, tutte quelle corbellerie là, perché so che voi confidate in questa gente perché diventano italiani e possono partecipare alle votazioni, Lo so il vostro progetto, voi mirate a quello, ma non vincerete perché gli italiani si ribelleranno. Andremo a fare sto referendum, logicamente io mi batterò perché non passi lo straniero, a tutti i costi gli italiani, la brava gente, la gente che ancora ragiona col cervello e non i venduti pecoroni, si opporranno a questa scellerata vostra richiesta che restino 10 anni prima di diventare cittadini italiani, perché sarebbe una vera e propria iattura. Ne vedremo comunque delle belle. Loro fanno quello che devono fare, rientra nei loro piani. Più Europa, AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, parte del Partito Democratico, si batteranno perché ciò avvenga. Ma io ho i miei dubbi, ci confronteremo nelle urne, vedremo se gli italiani sono così fessi da avvalorare una simile richiesta. Bene, rinvio a domani la notizia di quel pezzo di cacca marocchino che ha stuprato una povera donna. Vergognatevi, ho la ghiacciaia piena, dovrei stare qui io tutti i giorni a parlarvi 3-4 ore per smaltire le notizie. A domani il seguito, solo il tempo per ringraziarvi di cuore per la vostra cortese attenzione nei miei confronti, per ringraziare i miei sponsor e per ringraziare per la parte tecnica il buon Simone, il nostro regista in cabina di regia. Arrivederci.